Buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Mi sono già preparata perché sto andando a fare alcune commissioni, poi volevo anche passare al Bennet perché ho visto che ci sono alcune cose in offerta che mi interessano, anche se non devo comprare chissà che cosa perché la spesa l'ho già fatta, però mi servono alcune cose che ho quasi finito e quindi vado a fare un piccolo rifornimento. Devo prendere l'acqua, la pasta, queste cose qua e niente, quindi ci aggiorniamo fra un attimo e quando torno vi mostro che cosa ho preso. Eccomi, sono appena tornata, alla fine sono andata al Bennet e vi mostro velocemente quello che ho preso, anche se non c'è chissà che cosa in realtà. La lavastoviglie segna che manca sale, quindi ho preso il sale per la lavastoviglie, questo qua del Bennet, 79 centesimi. Poi ho preso l'olio, che quando l'olio è in offerta io lo prendo sempre. Questo qua io in realtà lo uso più per cucinare, perché per condire a crudo ho un altro olio che mi dà mia suocera. Questo qua della Carapelli costava 4,98 euro e l'ho pagato 2,49 euro, era al 50%, quindi super offerta. Tra l'altro questo qua mi piace molto. Questo qua ideale in cottura e a crudo per una cucina quotidiana, questo qua della Carapelli. Poi sempre al 50% ho preso il riso Carnaroli, questo qua 100% riso italiano, le stagioni di Italia. Questo qua anche costava 3 euro e l'ho pagato 1,50 euro, c'era il 50% di sconto. C'era poi in offerta tutta la linea Lenore e ho preso questo qua blu risveglio primaverile che si sente tantissimo. L'ho pagato 1,78 euro se non mi sbaglio. Poi ho preso queste due candele, già vi avevo parlato in un video dei prodotti finiti di queste candele, ma ve lo dico anche qua perché so che non tutti guardano il video dei prodotti finiti. Al Bennet mettono sempre queste candele durante, ho notato, durante le festività, per esempio a Natale, a Pasqua. Le trovo sempre, le trovo in questi periodi dell'anno e le ho ritrovate appunto adesso e ho preso questa qua, frutti di bosco, che ragazze costano 1 euro queste candele e si sentono tantissimo. Almeno io ho preso quella alla vaniglia e questa qua i frutti di bosco e si sentono veramente tanto. Vengono solamente 1 euro. E poi ho preso questa qua, fiori di cotone, questa qua invece non l'ho mai presa, vediamo com'è. Sì, questa qua anche mi piace molto, questa qua sta proprio di pulito, profumazione fresca, mentre l'altra è un po' più dolce. Poi ho fatto una bella scorta di pasta, ho preso la Rummo perché era in offerta al 40%, sì, solitamente costa 1,29 euro al pacco, ma l'ho pagata al 40%, quindi 79 centesimi, 78 centesimi, non mi ricordo. Ho preso due pacchi di fusilli, i maccheroncelli rigati, a me questa piace molto, poi ho preso le penne rigate, tipo rigatoni. Poi ho preso anche questa qua che non avevo mai visto, radiatori. Questa qua, per, secondo me, con un sugo tipo il ragù, secondo me questa qua è buonissima. Io la pasta faccio sempre così, quando trovo un'offerta in un supermercato che mi interessa, magari ne compro 10 pacchi, per un po' sono a posto. Infatti per quello nei miei svuota la spesa, non vedete, non dico quasi mai la pasta, però non la vedete spesso, perché io ho sempre tipo una scorta perché faccio appunto, faccio così. Infatti ho preso 10 pacchi di pasta, così ho un pochino di scorta. Ho preso questo Vicinette Natural Power con materie prime 100% di origine naturale, rimuove il calcare, pulisce e igienizza il WC, fresco profumo, 1,99 euro, questo qua non l'ho mai preso. Poi vabbè, ho preso l'acqua e poi ho preso un'altra cosa al negozio Kik, che adesso vi faccio vedere. Prima di uscire dal supermercato, dentro al Bennet ci sono Prima Donna, Kik, però non si può comprare quasi nulla. Da Kik le cose per la casa non si possono comprare e ho visto questo vestitino e mi sono innamorata. Fatto così, elastico in vita e poi scende un pochino così,
piace tantissimo questo colore con questi fiorellini rosa e siccome ho le Converse rosa glitterate, volevo metterlo anche con le Converse e mi piaceva tantissimo, però in realtà non è da donna. Era nella corsia 12-14 anni, nella corsia ragazza, e allora, io mi vedete, sono comunque piccolina, sono magrolina e a me spesso, per dire il 16 anni, a volte mi va enorme e il 14 anni a me sta perfetto, quindi io trovo tantissime cose magari che pago pochissimo perché appunto mi vanno. Infatti questo qua l'ho pagato 8,49 euro, l'ultimo prezzo italiano. E io vi dico, quasi identico, da Teddy Whale, l'ho visto tipo quasi 30 euro. E era molto simile a questo, e quindi niente, l'ho visto, non so, mi piaceva e boh, me lo sono preso, al massimo lo uso per stare in casa. Basta, non ho preso nient'altro. Appena suonato il corriere, e mi ha lasciato un pacco. Io, cioè in realtà non aspetto pacchi se non uno, ma se è quello che penso io, è arrivato tipo dopo 2 giorni, quindi prestissimo. Ma se è quello che penso io, non vedo l'ora di farvelo vedere, perché secondo me a molti di voi potrebbe interessare, perché so che c'è qualcuno in mezzo a voi che ci tiene tanto a questo genere di prodotto, e quindi io adesso mi cambio, mi preparo qualcosa da mangiare, poi dopo vi faccio vedere che cosa mi è arrivato. Stavo provando il vestitino, ve lo volevo far vedere indossato, lo sto provando così almeno se mi piace lo metto a lavare, altrimenti lo posso cambiare. E niente, mi piace tantissimo il colore. Sto preparando il pranzo, sto facendo solo una piadina, solite queste qua della Coppa al Farro con il prosciutto e lo stracchino. Tra l'altro vi ho mostrato il vestitino indossato, mi piace troppo. In realtà ne volevo prendere due, perché ce n'era un altro che mi piaceva tantissimo, però poi ho detto preferisco prenderne uno, vedere come mi sta, e poi se mi piace ne vengo a prendere un altro, perché l'altro costava ancora meno. Tutti gli altri venivano sui 4,90 euro, mi sembra. Questo qua era l'unico più caro, tra virgolette, perché l'ho pagato 8 euro, quindi vabbè. E l'altro invece era fucsia e rosa, ma non sembrava assolutamente da ragazzina. E anche l'altro era molto bello, quindi sicuramente lo andrò a prendere, perché sono quei vestitini super freschi che da adesso in poi... Avevano suonato il citofono, non mi ricordo più quello che stavo dicendo, comunque mangio e poi dopo apriamo il pacco che vi ho fatto vedere prima insieme. Ecco qua il pacco che mi è arrivato, l'ho appena aperto ma l'ho lasciato così com'è, non ho ancora toccato niente. Questo pacco mi arriva da parte di Clini, che è un'azienda tedesca che produce detersivi senza microplastiche, vegani, biodegradabili ed ecologici. E sono troppo curiosa di provare questi prodotti. All'interno del pacco ci sono tutte queste bottigliette, c'è questa qua per la cucina, questa qua per i vetri, questa qua per la pulizia del bagno e un'altra multisuperficie. Come avrete notato sono appunto delle bottigliette vuote e quindi non sono i classici prodotti già preparati, pronti all'uso, ma questi qua sono prodotti che dobbiamo preparare noi. Adesso poi vi spiego come. Qui abbiamo delle pastigliette, una spugnetta per pulire i piatti, spugna di luffa, sempre per pulire i piatti, la cucina. Poi mi hanno messo questi due contenitori, tra l'altro molto carini, come vedete uno azzurro e uno rosa, per andare a mettere il detersivo per lavare i panni. Hanno messo quello lì per i capi colorati e quello lì per i capi bianchi. Qua ho tolto tutto dalla scatola, così vi faccio vedere tutto più da vicino. Dimenticavo, c'era anche questa bottiglietta, questa qua rosa, che è per pulire i piatti, quindi non è nella confezione solita del detersivo per i piatti, ma è a spray, come potete vedere, sono tutte uguali. Cambia il colore, infatti ogni pastiglietta ha il colore della bottiglietta, così riusciamo a distinguerle e a creare il giusto prodotto. Mi hanno mandato due pastigliette per ogni prodotto, quindi sicuramente andrò avanti per tantissimo tempo con questi prodotti. Quindi niente, bisogna semplicemente riempire queste bottigliette di acqua, far sciogliere la pastiglietta e poi utilizzare i prodotti per pulire. Quindi in questo modo si evita di comprare troppe cose in plastica, usa e getta, ma di riutilizzare sempre la stessa bottiglia. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time.
seems like you're changing and no. Colorati. I primi due si stanno ancora, le pastigliette si stanno ancora sciogliendo, mentre questi tre sono già pronti, quello multisuperficie, cucina e bagno. E adesso invece vado ad aprire quelli lì per la lavatrice. Questi qua sono quelli per la lavatrice, loro mi hanno mandato la profumazione bergamotto per i capi colorati e pompelmo per i capi bianchi. Come vedete le confezioni non sono come le solite confezioni, ma queste qua sono fatte con l'amido di mais e sono biodegradabili. E se vi interessa sono dermatologicamente testati e delicati sia sui tessuti sia sulla pelle. Pronti per essere utilizzati. Mi piace molto questa cosa del barattolo. Questo qua era un set, poi comunque nell'info box troverete tutto. Comunque vi lascio il mio codice sconto del 20% su tutti i prodotti, ve lo lascio scritto qua sotto mentre parlo, poi anche nelle info box. Adesso non resta che testare e provare i prodotti. Can you see me shaking? Hear the sound of my heart breaking. Bless the soul that's aching. Hoping I survive. The feeling lingers on every day of every month. Wishing I just could forget about you. The weight upon my bones makes it harder to move on. Oh, baby. Buongiorno, siamo a martedì mattina,
Sono passati in realtà, se non mi sbaglio, 2 giorni dall'ultima ripresa. Poi non ho più vloggato, non ho più filmato perché poi c'è stata Pasqua, Pasquetta e non ho fatto chissà che cosa, quindi non ho fatto video, non ho fatto niente perché non ho fatto nulla. A Pasqua sono stata a casa e a Pasquetta sono andata dai miei genitori che abitano qua vicino. E basta, abbiamo mangiato fuori in giardino e poi mi sono messa a tagliare l'erba. Mio padre si è messo a fare alcune cose in giardino e per passarmi il tempo, niente, ho preso il tagliaerba e mi sono messa a tagliare tutto il prato. Vabbè, e niente, quindi non c'era molto da mostrare, perché non ho fatto nulla, quindi niente. Ho lavato i capelli e mi sono svegliata da boh, un'oretta, devo ancora rifare il letto, devo ancora fare tutto, però mi sono appena lavata i capelli perché avevo tutti i pezzettini di erba fra i capelli e quindi niente, non vedevo l'ora di lavarli e mi sono svegliata e ho detto, boh, la prima cosa, lavo i capelli. Niente, volevo parlarvi di quei prodotti là, non è che ho fatto un video pulizie, però ho voluto provare subito i prodotti in varie zone di casa, tipo non so, ho provato quello per il bagno, quello per i vetri. Allora, sapete che sono molto molto sincera. Anche quando comunque collaboro, perché anche se comunque mi vengono regalati, se io mi trovo bene lo dico, ma anche se non mi trovo bene lo dico e lo sapete perché è già successo. Allora, ci sono alcuni prodotti che mi piacciono, altri invece che non dico che non mi piacciono perché è troppo presto per dare una recensione, però che devo ancora testare per bene perché quello per i vetri, per esempio, devo ancora testarlo un po', poi vi dirò che cosa ne penso. Magari nel prossimo video, vi dirò poi che cosa ne penso al 100%, perché adesso li ho provati comunque da poco e non posso dare una recensione. Però vi posso dire, quello del bagno, mi è piaciuto perché comunque ha pulito benissimo il lavandino, anche la parte in acciaio, perché era tutta piena di macchie di acqua e devo dire che l'ha fatto lucidissimo, quindi niente da dire. Ovvio, se siete abituati a prodotti da supermercato, che comunque fanno molta schiuma, sembra di pulire di più, con questi magari all'inizio non vi trovate molto bene perché sembra di spruzzare acqua, essendo prodotti comunque naturali e quindi si vede proprio che sono prodotti diversi da quelli del supermercato. Quindi dovete, secondo me, un pochino abituarvi a questo genere di prodotto all'inizio. Io ne utilizzo già molti naturali in casa, quindi sapevo già un po'. Però se voi non siete abituati all'inizio, magari pensate di non pulire, perché sembra tipo di spruzzare acqua, non di spruzzare un detergente. Adesso asciugo i capelli e ci aggiorniamo dopo. Time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh, baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Maybe going down, 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 down. Maybe going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Maybe going down. Patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Maybe going down, 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 down. Maybe going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Maybe going down. No more, we don't know.
body going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. It's like we don't know how to
qua. Ho pulito un po' la camera, ho pulito anche i vetri, ho cambiato, ho messo anche a lavare le tende, così adesso poi le rimetto pulite. E ho messo anche a lavare il piumone, perché la mia lavatrice, se non mi sbaglio, 8-9 kg, non mi ricordo, forse 8. Comunque il piumone, questo qua, riesco a lavarlo in lavatrice, lo metto a 30 gradi con poca centrifuga e l'ho sempre lavato così, questo qua. Però era quello che io mettevo all'interno del copripiumino, quindi siccome non si asciugherà comunque penso fino a stasera, ho messo il copriletto, questo qua azzurro, che mi aveva regalato mia suocera l'anno scorso, se non so se ve lo ricordate, e niente, ho rimesso le lenzuola che non utilizzavo ormai da tanto perché mi ero abituata ormai al copripiumino, comodissimo, anche quando devi rifare il letto è super comodo. E niente, adesso mi manca solo da lavare qua per terra. Omar sta mettendo i piatti in lavastoviglie perché abbiamo appena finito di mangiare, e niente, noi ci aggiorniamo dopo. Eccomi, ho messo le tende pulite, dovrei anche dare forse una stirata al copriletto, ma sinceramente non ne ho voglia, non ho più voglia. Sono le 18.30, io ho già preparato la cena, ma non vi ho ripreso niente perché ho fatto solo un minestrone con le ultime verdure rimaste, poi domani andrò al mercato a comprare un po' di verdura e un pochino di frutta. Tra l'altro non so se sentite rumore, comunque c'è un vento assurdo, oggi tutta la giornata vento, giornata stupenda ma un vento fortissimo. Se riesco vi pubblico il video domani, mercoledì, per me oggi è martedì, e niente, spero di riuscire a finirlo in tempo e di pubblicarvelo domani mattina alle 7, solito orario. E niente, vi saluto, vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!